Parliamo di scuola, come vi dicevo, con un'ordinanza regionale. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha stabilito che da lunedì prossimo fino al 13 novembre le tre classi degli istituti superiori non andranno più a scuola in presenza, quindi si ritorna alla DAD. Per parlarne ho in collegamento telefonico Elvira Serafini, segretario nazionale generale dello SNALS Scuola, il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori di scuola. Condividete come SNALS questa scelta del governatore Emiliano? Beh, assolutamente no, perché le decisioni vanno condivise e sicuramente ci eravamo opposti già dall'inizio all'intervento su tutte le istituzioni scolastiche con la didattica a distanza. La scuola ha lavorato, gli istituti, il personale ATA, i docenti, i dirigenti hanno lavorato e hanno lavorato sodo, e c'è stato anche il fai da te, perché le indicazioni non sono state subito emanate. E non è la scuola, non sono le istituzioni scolastiche il problema va cercato fuori. Va cercato sui mezzi di trasporto, va cercato in altri ambiti e di conseguenza sulla didattica a distanza. Eravamo contrari dall'inizio, perché la scuola è formazione, perché la scuola è un contatto diretto con gli alunni, si formano i ragazzi nella scuola. E poi una decisione così presa all'improvviso, quando stamattina c'è stato un incontro con le organizzazioni sindacali, e si è già detto che magari la didattica integrata, cioè un po' a scuola e un po' a casa, non ci trovava d'accordo. Trovarsi poi all'improvviso una decisione monocratica, sicuramente non siamo d'accordo. Forse in questo modo vogliamo coprire dei ritardi, altre mancanze probabilmente legate soprattutto ai trasporti. Lei lo accennava prima, probabilmente il vero nodo, la difficoltà insomma legata agli assembramenti dei ragazzi, che ovviamente vanno a scuola Perfetto. Tutti alla stessa ora. Perfetto, dentro le istituzioni scolastiche ci sono tutti gli accorgimenti, didattica fatta con il distanziamento, con le mascherine, col gel, tutto predisposto con la buona volontà del personale, questo lo sottolineo. Certo. E fuori, i mezzi di trasporto, non c'è stata un'organizzazione capillare, ma perché non si utilizzano tutti gli autobus fermi con il personale che è... Cerchiamo di potenziare questo, cerchiamo di fare un piano serio in questo senso, ma i ragazzi non li lasciamo a casa. Ragazzi, devono stare a scuola. Noi siamo in chiusura, le chiedo in 20 secondi di dirci cosa proponete e cosa vorreste a questo punto. Beh, vorremmo che subito il presidente faccia un passo indietro e che vada a cercare altrove le responsabilità del contagio e le responsabilità di altri ministeri a livello nazionale, regionale, provinciale.